Ciao a tutti, nuovo video del Privateur in America e oggi andremo a parlare, l'avrete letto dal titolo, scusate che l'ho messo nella tasca sbagliata, del mitico Commonwealth di Samuel Gowett, un tabacco molto amato in Italia fin tanto che era stato disponibile e soprattutto molto famoso per la sua peculiare composizione, che è unica, non saprei, sul mercato, che è quella di essere praticamente 50-50 Virginia Latakia. È tra l'altro una delle miscele più storiche di Samuel Gowett, soprattutto una delle più popolari, quindi non è che abbia bisogno di tante presentazioni. Come vi dicevo nel corto, questa è una latta molto recente e ha questa nuova, come si può dire, impacchettatura, questo nuovo packaging. L'abbiamo visto, Gowett negli ultimi anni ha avuto qualche problemino con le lattine, pare che il fornitore storico abbia chiuso i battenti, quindi hanno dovuto cercare un rimpiazzo, ne hanno trovato uno che non andava bene, infatti poi hanno messo quei cartoncini dentro per tenere il tutto chiuso e adesso hanno optato per questa incellofanatura. Ha fatto molto discutere perché pare che, tolto il cellofan, praticamente i latte non sono sotto vuoto. Poi Gowett è intervenuta dicendo che in realtà sono sottovuoto, ma questo non significa che sottovuoto ti devi aspettare il pop quando lo apri. Questa cosa ha fatto un po', come si può dire, storcere il naso a molti, perché più che altro molti si preoccupano sulla tenuta a lungo termine di questa soluzione, perché evidentemente se vuoi, eccomi anche caduta, se vuoi mantenere le latte a stagionare, il tabacco a stagionare, a questo punto devi probabilmente... un casino, adesso c'è tutta la neve, vabbè, devi anche aprirle e metterle in bormioli, quindi non esiste più il discorso di poterle lasciare intonse le latte lì a tempo indefinito. Adesso è un casino perché si è tutta bagnata, vabbè, facciamo finta di niente. Non mi resta che aprirlo, spero sempre che ritornino, ormai con i Gowett non si capisce più niente, perché anche qui in America sono diventati introvabili come gli esoterica, appena arrivano vanno via e ne arrivano pochissimi. Spero veramente che risolvano in questo 2022 i loro problemi e tornino sia qui negli Stati Uniti ma soprattutto sul mercato europeo in modo regolare come erano prima, perché prima alla fine non erano difficili da trovare, erano cari in Italia ma non erano difficili da trovare, anche qui si trovavano sempre senza problemi. Boh, dai, andiamo a stappare, andiamo a fumarci perché sono veramente curioso anche di vedere poi questa apertura. Eccola qui, una latta familiare a molti, ovviamente in Italia arrivava con le scritte antifumo e come potete vedere adesso c'è questo fantomatico cellofan che ha fatto molto molto discutere. Come potete notare in realtà il cellofan copre soltanto la parte, proprio il bordo della tin e arriva anche qui, non arriva sotto, arriva soltanto sui lati della latta. Ha fatto molto discutere perché c'era una discussione molto preoccupata sul forum, mi sembra Pipes Magazine, dove appunto i primi fumatori che hanno ricevuto e hanno aperto queste lattine hanno notato che una volta rimosso il cellofan praticamente non sono sottovuoto e quindi ci si interrogava sulla tenuta di queste latte, come si può dire, più a lungo periodo, quindi volendo come al solito investire sullo stoccaggio di diverse latte per farle invecchiare, per tenerle insomma in cambusa. Gowett stessa interviene su quel forum, è intervenuta dicendo che in realtà questo cellofan non c'entra nulla con la chiusura né col sottovuoto, anzi è arrivata a dire che sottovuoto non significa che la tin sia difficile da aprire, questo perché molti l'aprivano semplicemente con le dita una volta rimosso il cellofan, e quindi loro dicevano che semplicemente è sottovuoto, ma questo cellofan serve a garantire che la latta non sia stata aperta o manomessa nel trasporto. Io ora non so se loro hanno verificato casi di latte manomesse da vari importatori, questo non lo so, però questo è quello che hanno detto. Non so neanche dirvi effettivamente com'è, perché questa è la prima che mi capita di aprire, quindi l'unica è adesso andare a togliere il cellofan, aprirla assieme, proverò, come hanno fatto questi fumatori preoccupati, ad aprirla semplicemente con le dita, quindi a vedere se effettivamente la tenuta non c'è, oppure altrimenti ho qui con me una moneta per aprirla nel modo solito. Quindi bando alle ciance, andiamo ad aprire. Allora. Ok. Mettiamo il dito qui. Ops, ho fatto semplicemente forza con il dito e si è aperta in effetti. Non saprei, è uguale? Sì,
effettivamente la resistenza è più o meno quella. Un cartoncino nuovo, bellino, effettivamente bello. E non è quello che c'era prima con la colla, quindi sarà bellino. Andiamo a vedere se il tabacco è secco a questo punto. Bellissimo, è scurissimo, veramente scuro, scuro, scuro come si può vedere. Tanto, tanto il latakia, evidentemente. Non voglio perdermene neanche un pezzettino. È una meraviglia, già da qui sento l'affumicato. Andiamo a sentire l'odore, soprattutto com'è in termini di umidità. Ma come umidità è buona. Mamma mia, che buon profumo. Allora, l'umidità è buona, non è affatto secco, non lo definirei neanche umidissimo, però come potete vedere rimane abbastanza suo, quindi è abbastanza umido. Non è zuppo, ma è decisamente umido, mantiene tutta la sua forma, come potete vedere. Quindi al momento, ma questa è una latta relativamente fresca perché mi è arrivata qui da, non so, un mesetto giù di lì, non vedo problemi. Anche il cartoncino è oleato, quindi sembra bello, di qualità migliore rispetto a quello che usavamo prima. Comunque, il tabacco è questo, molti lo conosceranno, è scurissimo e sappiamo che qui non c'è Cavendish, ma c'è solo Latakia e Virginia. Quindi non mi resta che gioirne e fumarne perché, mamma mia, è fenomenale, c'è un profumo fenomenale. Si sente solo l'affumicato in realtà. Mamma mia, non so che dirvi, il profumo è glorioso. Veramente glorioso di questo Latakia, bello pesante, non si sente nient'altro se non un profumo di un ottimo Latakia. Qui nella telecamera emergono di più i toni del marrone, ma in realtà è veramente, veramente scuro. Ecco, è così, così lo vedete meglio. Se lo avvicino sembra più marrone, ma ecco, è così nero. Bello, bello, bello. Adesso andiamo a vedere se è anche buono. E questo è quanto. Allora, eccoci e finisco di parlare di questo Commonwealth mentre aspetto il bus che mi porterà a casa qui dall'aeroporto di Fiumicino. Quindi proprio un video estemporaneo, ma perché volevo chiuderlo il prima possibile e passare al prossimo tabacco. In realtà questo Commonwealth mi è piaciuto abbastanza. Una M veramente quasi come piace a me, perché bella piena, Latakia a bizzeffe ma buono. Decisamente sbilanciato sulla taglia, a me piacciono un po' più dolci. Questa era bella dolce senza essere stucchevole, però non era rotonda come sono le M che piacciono a me, come era la Exotic o il Penzance di cui vi ho parlato tempo addietro. Però c'è quella bella parte affumicata, bella piena, un bel corpo, molto molto piacevole. Quindi mi è piaciuto, ci ho fatto delle fumate bellissime, anche se appunto gli manca un po', secondo me, quella complessità. Quella giunta di Bay Virginia, di una base virginiosa bella forte che piace a me, cioè nel senso ci sono, non mi voglio contraddire, ci sono i Virginia, però è veramente sbilanciato sulla tachia, è spesso un po' rasposo, no? Un po' piccantino sulla lingua, cose così, però che vi devo dire ragazzi, non ha fatto comunque delle grandissime, grandissime fumate, specie con questi ultimi sprazzi di freddo, anche se qui a Roma c'è un bellissimo sole. Adesso magari ne parliamo meglio con la scheda del Pipa Club Italia, perché non ho tantissimo altro da dire, ok? Me l'aspettavo un po' più morbida, però oggettivamente appunto mi ha stupito un po' più per la sua piattezza e scarsa evoluzione che per altro, insomma, mi aspettavo qualcosa di un po' più complesso. Però ragazzi, si fuma bene, è una grandissima M e spero che torni presto sul mercato italiano. Quindi niente, vi saluto e adesso guardiamo la scheda del Pipa Club Italia. Eccoci, ormai la conoscete bene, la scheda di degustazione del Pipa Club Italia. Il tabacco è realizzato da Samuel Gawit, il nome è il Commonwealth. La latta è stata acquistata da me negli Stati Uniti in febbraio 2022, lo stato di produzione è in Inghilterra e le pipe che ho usato sono le solite che uso per le EME in questo periodo, ovvero due Billiard, una Ashton, una Tandy e una Rhodesia di Dunhill. La recensione è stata realizzata a marzo 2022 in un periodo piuttosto freddo, ed ancora inverno. Latta non sottovuoto, come avete visto, onestamente, che ne dicano, secondo me non era sottovuoto, impressioni assolutamente gradevoli. Latta rettangolare, l'etichetta è quella classica, come tradizione Samuel Gawit, non propriamente sottovuoto, tenuta chiusa dal rivestimento in cellophane. Consistenza,
normale, perché non è una latta tipicamente europea che è super pressata, quindi è un bel ribbon arioso. La larghezza l'avete vista è meglio, la lunghezza del tabacco è corto, il colore l'avete visto tende allo scuro, quindi medio scuro, medio di umidità, aspetto, lo dico neutro, nel senso che comunque sì, diciamo che sono stato qui un po' avaro perché è tendenzialmente invogliante. Però ho deciso di rimanere un po' più basso. Descrizione e colore, insomma, taglio ribbon irregolare e il colore è quello dei toni del marrone scuro. Il profumo, qualità abbastanza naturale, neutro naturale, sicuramente molto dolciastro, assolutamente invogliante, sicuramente. Note personali rispetto a questo è naturale e fresco, deciso l'odore di affumicato, insomma sentite proprio il Latakia nella sua massima espressione. Caricamento assolutamente semplice, nessuna difficoltà anche nell'accensione, anche se devo dire che rispetto al ribbon normale questo è un Samuel Gavit, quindi richiede, come si può dire, un fiammifero in più, ma niente di più, insomma, secondo fiammifero e state sereni. Parte subito abbastanza dolciastro, ok? Anzi, diciamo che il dolciastro è un po' tutto il tema della fumata, sia perché il Latakia di suo, quando è buono, ha questo retrogusto dolce, e qui poi abbiamo i classici Virginia di casa Gawit, quindi c'è una bella base dolciastra che poi man mano inizia ad evolvere sempre più. Io qui l'ho messa fra il dolciastro e il normale perché inizia a diventare sempre un po' più aspra, sprognola, si può dire sprognola, non lo so. Forza sempre assolutamente media, se non leggera, tollerabilità buona. L'irritazione sulla lingua c'è, però è minima, non è niente di particolare. Impasta la bocca per bene, ma niente di spiacevole. Fumo neutro, combustione regolare e anche il tempo assolutamente normale. Giudizio finale assolutamente buono, mi è piaciuto. Il rapporto qualità-prezzo ho messo medio, perché costa tanto in Italia, ma costa tanto anche negli Stati Uniti per gli standard americani. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Le note personali: gusto assolutamente non stucchevole, abbastanza naturale, spigoloso, raspante e aromatico naturale, perché insomma il Latakia è lì lì quasi un aromatizzato. Descrizione breve: EM abbastanza full nel gusto, molto sbilanciata sul Latakia. Nel complesso, comunque piacevole. Se non fosse per qualche punta acre qui e lì, forse avete avuto qualche punta acre di troppo, perché ogni tanto esagero un po'. Retrogusto franco, nota dolce, decisamente affumicato. L'odore nel fornello neutro, l'aroma buono. Il prezzo, come vi dicevo, negli Stati Uniti $14,85, in Italia €30. In entrambi i casi si tratta di prezzi da fascia alta di mercato, perché la maggior parte dei tabacchi, anche quelli di GLP, Cornell & Diehl, costano fra i 10 e gli $11, quindi questo che ne costa quasi 15 è un sovrapprezzo notevole, è lo stesso insomma è in Italia. Una EM tra il medio e il full, decisamente sbilanciata verso il Latakia, che il Virginia riesce a contrastare solo in parte. La base appunto virginiosa e morbida c'è, però sono veramente tante le punte aspre e piccanti. Nel complesso una EM che mi è piaciuta, full senza essere eccessivamente complicata, perché oggettivamente è abbastanza piatta, molto piacevole nelle fredde giornate d'inverno e lascia veramente un bel sapore in bocca.